La quinta sezione del Consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza sulla base del ricorso presentato dal Comune di Brindisi sulla ben nota vicenda legata alla raccolta di rifiuti solidi urbani. Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce aveva sospeso su ricorso della ditta Monteco l'efficacia dell'ordinanza sindacale con cui l'effettuazione del servizio veniva affidata alla ditta Imeri Ambiente. Il Consiglio di Stato, invece, ha rilevato che il contratto della Monteco è scaduto da tempo e che non risulta essere intervenuta l'autorizzazione dell'autorità d'ambito posta, almeno in apparenza, quale condizione della prorogabilità della commessa. Ritenuto per conseguenza che il Comune non sembra tenuto sotto alcun profilo a prendere in particolare considerazione la posizione della Monteco rispetto a quella di ogni altro operatore di settore. Il Consiglio di Stato pertanto ha accolto l'appello del Comune e ha condannato la Monteco al rimborso al Comune di Brindisi delle spese processuali. Quanto stabilito dal Consiglio di Stato, afferma il sindaco Mimmo Consales, costituisce la conferma che il Comune di Brindisi non aveva torto nel momento in cui è stata emessa un'ordinanza per affidare il servizio a un'azienda diversa dalla Monteco. Adesso valuteremo il da farsi con i nostri legali. Il sogno di Mimmo Mennitti è definitivamente sfumato. Il Consiglio Comunale Brindisino, da lui presieduto per circa 7 anni, ha deliberato di appoggiare la candidatura di Lecce a capitale europea della cultura nel 2019. L'unico a esprimere un voto negativo è stato Roberto Fusco. La maggioranza ha votato compatta a favore. L'opposizione di centrodestra si è invece astenuta. Il Comune di Brindisi contribuirà alla candidatura leccese con un esborso economico di almeno 30.000 euro senza avere alcun ritorno, un fatto veramente paradossale. Mimmo Consales ha affermato che vi sarà un tornaconto economico anche per Brindisi, cosa attualmente impossibile perché nello statuto del Comitato Promotore Leccese viene menzionata solo la candidatura di Lecce e non c'è alcun riferimento al tandem con Brindisi, per cui la sicurezza di Consales non è confortata da nessun elemento concreto. Roberto Fusco è stato l'unico a contestare il fatto che la questione sia approdata solo ora in Consiglio Comunale, poiché, afferma l'avvocato Fusco, si tratta di una scelta che coinvolgerà l'intera città di Brindisi e non doveva essere adottata come scelta di parte. Deprechiamo questo iter procedimentale, afferma Fusco, perché anche noi nella minoranza avremmo potuto dare il nostro contributo. Spiace leggere tutti i giorni dichiarazioni dei rappresentanti politici di Lecce riguardanti decine e decine di milioni di euro che ricadranno sulla loro città con contributi notevoli per migliorare il suo aspetto, mentre Brindisi è rimasta ancora una volta nell'angolo. Rinunciando a questa candidatura, conclude Fusco, Brindisi ha rinunciato a ogni crescita e aspirazione. Diminuiscono i ricavi delle imprese pugliesi. In particolare, le società di capitali registrano una flessione del 6,8%, le società di persone del 4,3%, le persone fisiche del 12,3%. E quanto emerge dalla seconda indagine sulle aziende soggette agli studi di settore condotta dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia, su dati del Dipartimento delle Finanze. I contribuenti soggetti agli studi sono stati 213.682. Il dato medio sugli incassi scende dell'11,2%. A livello provinciale la flessione più marcata si registra nella provincia di Brindisi, meno 12,7%. Seguono Lecce, meno 12,4%, Taranto, meno 11,4%, Bari, meno 11,3%, Foggia, meno 10,9% e Bat, meno 7,3%. In dettaglio, i ricavi medi delle società di capitali della Puglia scendono di 41.000 euro. La performance peggiore è nella provincia di Brindisi, meno 9,4%. Seguono Foggia, meno 8,7%, Bari, meno 6,8%, Lecce, meno 6,2%, Taranto, meno 5,9% e Bat, meno 4,3%. Riguardo alle società di persone, i ricavi medi diminuiscono di 11.000 euro. Nella provincia di Taranto si passa da 217.000 a 205.000, con un tasso negativo del 5,3%. Segni negativi anche per Bari, meno 5%, Lecce, meno 4,8%, Foggia, meno 3,7%, Bat, meno 3,2%.
e Brindisi meno 1,6. In merito alle persone fisiche, i compensi medi scendono di 12.000 euro. La provincia di Lecce perde il 13,8%, seguono Taranto meno 12,5%, Bari meno 12,2%, Brindisi meno 12,1%, Foggia meno 11,7% e BAT meno 9,3%. Gli studi di settore sono uno strumento del fisco al fine di rilevare i parametri per la determinazione dei redditi di lavoratori autonomi e imprese. Costituiscono la naturale evoluzione di precedenti meccanismi di determinazione dei ricavi, ovvero del reddito dei contribuenti di minori dimensioni. Le finalità sono quelle di contrasto e lotta contro l'evasione fiscale. La Mediterranea Cooking School Celje Messapica, nel cuore del borgo antico, animato da tante iniziative e turisti, ha spalancato le porte ai giovani talenti. Una lezione eccezionale, quella che ha messo insieme fra i più importanti nomi della cucina italiana a livello internazionale. Lo chef Giovanni Ciresa, coordinatore didattico di Alma, insieme al rappresentante di Alma nel mondo, lo chef Luciano Tona, con Antonella Ricci, direttore didattico della Med Cooking School. Veramente un grande traguardo oggi vedere tutti i ragazzi così in cucina, in queste postazioni così tecnologiche, veramente ti fa un certo effetto. Il nostro progetto era quello proprio della formazione e forse piano piano ci stiamo riuscendo. La formazione per i giovani, per i ragazzi che si affacciano nel mercato del lavoro, per essere pronti, no? Le richieste del mercato del lavoro. Quindi veramente soddisfatta di tutto. L'8 settembre partiamo con il primo corso pilota della scuola Alma. Devo sottolineare che Alma non ha mai stretto accordi con altre scuole italiane di cucina e questo è il primo accordo perché tutti gli altri accordi sono stati fatti nel mondo. Esiste Alma Corea, esiste Alma Giappone, il Sudafrica, in Brasile, ma non esisteva un Alma in Italia e quindi è una grande soddisfazione. Sicuramente cercheremo di mettere il massimo della nostra professionalità in questo corso per accogliere gli studenti e per formarli per un grande lavoro nel mondo. Questo è il primo accordo che Alma garantisce con una scuola in Italia e quindi questo avviene proprio qui a Celje Messapica, dove abbiamo attivato questo inizio promozionale di corso di tecniche di base che vogliamo appunto iniziare a garantire con la presenza di un minimo di persone che sarà di 16 ragazzi a partire già dall'8 settembre. Con la presenza fissa qui di Alma di un docente che possa fare questo corso di tecniche di base. Diciamo che è aperto per dei ragazzi che vogliono poi intraprendere questo lavoro come lavoro professionale, quindi sì, aperto a tutti, non è un corso aperto per delle persone che sono così giusto attirate dal saper cucinare, per creare dei veri futuri professionisti. Da qualche giorno, presso l'area arrivi dell'aeroporto del Salento di Brindisi, campeggia una colonna pubblicitaria luminosa che pubblicizza il Museo Archeologico Provinciale Ribezzo. L'iniziativa, attuata al fine di promuovere e valorizzare il museo, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra provincia di Brindisi, aeroporti di Puglia, Fidanzia Sistemi, con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. Prosegue intanto l'impegno dell'amministrazione provinciale sul fronte della cultura. Attraverso l'adesione all'iniziativa Open Days, infatti, è prevista l'apertura straordinaria del Museo Archeologico Provinciale Ribezzo ogni sabato sera dalle 20 alle 23. Sono previste attività di visita guidata e laboratori didattici per famiglie con bambini. Il prossimo appuntamento con l'apertura straordinaria per sabato 19 luglio. Lo staff di Yeajazi Brindisi Pop Fest annuncia i nomi dei gruppi artisti emergenti che saliranno sul palco del festival in programma presso il laboratorio urbano Ex Fada di San Vito dei Normanni il 4 e 5 agosto. Yeajazi Brindisi Pop Fest ha l'intento di risvegliare un senso di responsabilità collettiva per creare una rete tra artisti, operatori e fruitori della musica. La prima edizione si avvalsa della partecipazione di Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi. L'anno scorso il festival è stato impreziosito dalla presenza di Piero Pelù, Gianni Maroccolo, Manuel Agnelli, Tommaso Cerasuolo e Gigi Giancursi dei Perturbazione.
In questo numero del Salus TG, l'Agenas ha concluso la seconda fase della revisione dei nuovi prezzi per beni e servizi. Al bambino Gesù di Santa Marinella arriva il robot che aiuterà i piccoli pazienti a camminare. I camici bianchi danno l'esempio, hanno più probabilità di registrarsi come donatori di organi. Addio alle spese pazze in sanità e anche alla giungla dei prezzi che, per una stessa siringa, vedeva una ASL spendere anche il 135% in più di un'altra, oppure pagare uno stent coronarico quasi 700 euro. L'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha portato a termine la seconda fase del lavoro che dovrebbe determinare i nuovi prezzi di riferimento per i beni e servizi, basati su un confronto più dettagliato per tipologia e qualità. Tra i prodotti inseriti nell'elenco redatto dall'Agenzia, su cui l'autorità di vigilanza degli appalti pubblici dovrà fissare i nuovi prezzi di riferimento, ci sono, ad esempio, inserti tibiali per protesi di ginocchio e dispositivi per protesi d'anca in polietilene, stent coronarici in acciaio inossidabile e accessione di farmaco. Si chiama Locomat, è il robot che aiuterà i bambini a camminare. Questo nuovo macchinario e-tech, grazie alla donazione della Fondazione Roma, andrà ad arricchire la dotazione tecnologica del Marlab, il laboratorio di robotica e analisi del movimento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella. Locomat potrà aiutare a tornare a camminare almeno 100 bambini ogni anno ed è il primo di questo tipo ad essere installato nel Lazio. Fedeli al giuramento di Ippocrate, i medici danno l'esempio in fatto di adesione alla donazione di organi per il trapianto. Secondo uno studio canadese che ha coinvolto 15.000 camici bianchi, i professionisti della salute hanno una maggiore probabilità, 47%, di registrarsi come donatori di organi e tessuti, rispetto alla popolazione generale, ferma al 23,9%.